la vittoria del Como è meritata, però ripeto, secondo me il divario è troppo alto. C'è da prendere atto della sconfitta e da domani ripartire. Effettivamente non parlo dell'assenza, perché chi ha giocato meritava di giocare, quindi non è quello. È che abbiamo preso il primo gol, è evitabile, è un errore tecnico nostro. Il secondo il VAR, e poi sul calcio, su un fallo laterale, abbiamo preso una giocata sul calcio d'angolo. Penso che ci sia stato più errori generali che errori tecnici, e quindi non penso che sia il problema che mancava Angelo, pur considerando il nostro capitano un giocatore fondamentale per noi. Ma la squadra fino ad oggi, fino a prima della partita di Como, aveva sempre fatto un cammino positivo. Oggi questa sconfitta qui non voglio che macchi quello che di buono per quello che siamo partiti, per come siamo partiti, questa squadra ha creato, assolutamente. Da domani ci rimettiamo a lavorare cercando di correggere quelli che sono stati gli errori che ci sono stati oggi. Ma non mi sento di colpevolizzare la squadra in maniera... Abbiamo sbagliato, ce ne rendiamo conto, ne siamo consapevoli, ma possiamo ripartire. Ma guardi, io, se dobbiamo parlare di discontinuità, ne possiamo parlare dopo la partita di oggi. Venivamo da una vittoria importante a Ferrara, così discontinua questa squadra? Sì, però non è così discontinua la squadra, ha perso 3 volte in 12 partite, ha avuto un suo cammino. Secondo me, come ho già detto, in casa abbiamo avuto discontinuità, non siamo, però fuori casa abbiamo sempre avuto un grande cammino. Io posso riconoscere che la sconfitta di oggi può far apparire, però bisogna anche riconoscere il campionato che siamo a fare e gli obiettivi che dobbiamo raggiungere, perseguire. E quindi questo è importante. È logico, forse le vittorie col Brescia, la vittoria con la SPAL può l'aver fatto pensare di andare un attimino più in là di certi obiettivi. Però io penso che questa squadra deve fare un cammino per quello che non siamo costruiti. E oggi l'abbiamo visto contro una squadra che in questo momento sta bene, abbiamo fatto peggio delle altre volte. Può esserci una discontinuità, ma dopo oggi, dopo il risultato di oggi. Ora abbiamo 15 giorni per lavorare, per rimetterci, per recuperare la sconfitta di oggi.